questa lezione è noiosa. Un momento, c'era una volta una principessa. Oh, ora sì che è interessante. Ehi, vuoi divertirti? Certo. Pop-it. Oh sì, adoro le gomme Pop-it. Ecco che arriva. Morbidissima. Wow, fai un palloncino. Mai visto uno così grande? Finirà sul Guinness dei primati? No! Il Pop-it è fantastico, meglio della lezione. E vissero felici e contenti. Non me lo aspettavo. Non si è accorto di nulla. Il giorno del ballo. Sono così nervosa. Ok, manca solo il tocco finale al mio outfit. Sembra una ciotola di frutta. Nah. Sembrano le tende di mia nonna. No. Non troverò mai gli orecchini giusti. Che posso fare? Fluffy, guarda cosa hai fatto al mio Pop-it. Rovinato. Aspetta. Potrebbe tornarmi utile. Ne taglierò alcuni pezzi e userò del filo metallico. Farò lo stesso con un altro pezzo. Orecchini Pop-it. Bellissimi. Sarò la reginetta del ballo. Oh, Fluffy. Come vorrei che fossi il mio cavaliere? Ma prima farei qualcosa per il tuo alito. Ok, si va in scena. No, vorrei 6 ciambelle con confetti rosa e glassa blu. Giorno, sono qui per Johnny. C'è la B. Porta qualche materiale proibito? No, solo la mia borsa. La metta qui. Dovrò ispezionarla. Mi piace molto il colore. Volevo dire, diamo un'occhiata. Pop-it. Incredibile. Legga il cartello. Niente Pop-it. Mi scusi, non potrebbe fare un'eccezione? Deve andarsene. Ora che faccio? Le mollette. Mi è venuta un'idea. Prendiamo una molletta e della colla a caldo. Aggiungiamo un Pop-it e nessuno lo scoprirà. Salve, sono tornata. Forza, perché non funzioni? Oh, è lei. Niente Pop-it, spero. Neanche uno, promesso. Ok, prego. Ultima cella a sinistra. Oh, grazie mille. Che c'è? Vieni qui, ho qualcosa per te. Cosa? Una vanga per scavare un'uscita? Una chiave? Molto meglio. Guarda. Una molletta. Sì, ma non una qualsiasi. Che dovrebbe fare? Pop-it! Oh! Oh! Mi aiuterà a passare il tempo. Il mio compagno di cella sarà invidioso. Grazie. Figurati. Oh, aspetta, prendi. Un altro? Fantastico! Vado. Ci vediamo. 2 Pop-it tutti per me. Sì! Cos'hai in mano? Non è niente, davvero. Un Pop-it? No. Guarda. Consegnamelo. Non è giusto. Lo prenderai a fine lezione. Buongiorno, prof. Buongiorno. Spero non abbia Pop-it con te. Ho solo il mio quaderno. Mi sembra strano. Aprilo. Ok, guardi. Solo noiose equazioni. Va bene. Ok. Ma le equazioni non sono noiose. Certo, grazie. Sì! Perché così felice? C'è matematica. Perché ho questo. Guarda. Un quadernino. Guarda meglio. Se lo apri, spunta un Pop-it. Ingegnoso, vero? Bellissimo! Anch'io ne voglio uno. Come l'hai fatto? Ok, ma è un segreto. Prima prendiamo un cartoncino. Poi mettiamo il Pop-it al centro e disegniamo il contorno. Lo ritagliamo
e facciamo lo stesso con i fogli di carta bianca. Mettiamo i fogli sul cartoncino, poi il Pop-it e altri fogli sopra. Infine, li leghiamo assieme e avremo un quaderno molto divertente. La prof non lo scoprirà mai. Gioca pure. Posso? Grazie. Altro che matematica. Molto, molto meglio. Ci sono quasi. Quel record sarà mio. Forza, un piccolo sforzo. Ah, no, non è giusto! In questa casa non ci si comporta così, giovanotto. Basta così, mi hai sentito? Scusa, mamma. Giocherò con questo Pop-it per calmarmi. Mi sento già meglio. Ok, torniamo al videogioco. Ci sono. Stavolta batterò il record. Cosa? No, non di nuovo! Basta così, ti avevo avvisato. Quando è troppo, è troppo. Ops. Guarda che disordine. So cosa fare. Il mio Pop-it! Prenderò anche questa. Ecco cosa fare. Tagliamo il Pop-it in strisce. Prendiamo la tastiera e togliamo i tasti. E aggiungiamo i pezzi del Pop-it. Cos'è questo? Provala, così non romperai più la tastiera. Forza. Ok. Ma è fantastica. Grazie, mamma. Il record sarà mio. E io torno al mio libro. Che buon profumo. È pronto. Un perfetto uovo all'occhio di bue. Adoro i Pop-it. Mangialo, amore. Solo un minuto, mamma. Ho passato l'intera mattina a cucinare. Mangialo ora, questo lo prendo io. Il mio Pop-it, mangia l'uovo. Non importa, ho di meglio dell'uovo. Non ci provare. Bello questo Pop-it turbo. Dammelo. Insieme al resto. Va bene. Dove li nascondevi? Ora mangia l'uovo. Ora mangia l'uovo. Ma assomiglia a un Pop-it. Prendiamo un po' di carta e ritagliamo due forme simili alle uova. Ora un po' di plastilina gialla. Modelliamola a forma di tuorlo con una pallina da ping pong, in questo modo. Mettiamola sopra l'uovo di carta. Incolliamo i bordi della carta. E mettiamo sopra il secondo foglio. Ecco un realistico uovo all'occhio di bue. Mamma impegnata, sostituiamola in fretta. Proprio come un Pop-it. Com'è l'uovo, caro? Buovissimo, mamma! Oh, che spiritoso! Mangialo tutto! Il miglior uovo mai mangiato! Come intrufoleresti un Pop-it in classe? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale per vedere tanti altri video come questo!